20 contagi in più al giorno, quota 91 raggiunta nella mattinata di sabato. Preoccupa la situazione di Carmignano di Brenta, come in generale di quest'area dell'Alta Padovana, dove da metà settimana sono chiuse 4 scuole tra San Martino di Lupari, Villa del Conte e Cittadella. Variante inglese, questo è il timore maggiore da parte delle autorità sanitarie, che hanno fatto il punto solo poche ore fa durante la conferenza dei sindaci con i primi cittadini interessati. Ci preoccupa il dato che riguarda anche la fascia dei minori, quindi un terzo dei casi positivi sono minori di 18 anni e quindi abbiamo da una parte attenzionato le nostre scuole e dall'altra abbiamo la difficoltà del tracciamento dei casi positivi, ma soprattutto dei contatti. Tracciamenti difficili perché tra i contagiati di Carmignano c'è anche il parroco, che domenica 28 febbraio ha celebrato la prima confessione di 60 ragazzi di quarta elementare. Tutti nei prossimi giorni saranno sottoposti al tampone molecolare. Il parroco, che ha presentato alcuni sintomi, per ora sta bene, occhi puntati soprattutto sulle scuole. Stiamo aspettando dalla regione eventuali ulteriori provvedimenti, che poi in ogni caso non riguardano solo la criticità di Carmignano, ma riguardano un po' tutta l'Alta Padovana. Quindi credo che anche la linea regionale possa essere quella di prendere ulteriori restrizioni che però riguardano tutta l'area. Intanto sui social il primo cittadino di Cittadella, dove venerdì pomeriggio dopo settimane sono tornate le code per i tamponi in zona industriale, lancia un appello per il fine settimana. Evitate le feste in casa, evitate i compleanni, evitate le cene con tanti amici, non è più il momento di scherzare. Abbiamo dovuto chiudere il liceo Caro e mettere in didattica a distanza i ragazzi, appunto perché la situazione è preoccupante. Nelle prossime ore la regione per l'area potrebbe prendere ulteriori decisioni. Nessuno auspica zone rosse, però se ci dovesse essere la necessità, chiaramente dovremmo prendere in considerazione tutte le azioni possibili, prima di tutto per garantire la sicurezza dei nostri cittadini.